Bene, facciamo un salto in avanti, adesso parliamo di Eccellenza. Sono arrivate le immagini da Misano. Vi ricordo, Misano batte Ribelle 1-0, gol del solito Marino, 89esimo su calcio di punizione. Vediamoci subito il servizio. La partita in generale è stata gestita bene nella fase di possesso palla da parte del Misano, ma a mio avviso abbiamo avuto molte più occasioni per quanto riguarda sotto porta, quindi è mancata la lucidità ed è, a mio avviso è venuta a meno quella lucidità sotto porta che poteva darci la possibilità di far gol. Vedi l'azione che abbiamo avuto con Zoffoli, che è stato bravo il portiere, vedi l'azione adesso l'ultima con Fabbri e con Teodorani, quindi quelle 3-4 situazioni che ti potevano mettere in grado di andare in vantaggio. Adesso nel finale con Fabbri e con Teodorani potevi pareggiare, però prima a mio avviso la squadra si era comportata bene. Il Misano ha mantenuto questo possesso palla, ma a mio avviso non è che ha avuto grandi occasioni, tranne su un calcio d'angolo che hanno fatto una ripartenza e basta. Altre situazioni, niente di grave. Poi è logico che è stata sfortuna sulla punizione, un'ottima punizione di Marino che è andato sul palo e ha preso sulla spalla il mio portiere ed è stato sfortunato il mio portiere. Però è logico che a mio avviso era lo 0-0 ci stava bene poi alla fine. Via. Un risultato deciso dagli episodi, dunque. Ma secondo me sì. Secondo me sì, voi per fortuna del Misano perché ha preso il palo e è andata sulla spalla per quanto riguarda il gol e la poca nostra lucidità sotto porta che non siamo riusciti a concretizzare quello che abbiamo creato. È stata una partita molto difficile, loro ci chiudevano bene gli spazi, ma noi abbiamo avuto la forza di crederci e alla fine abbiamo trovato il gol. Partita del solito Marino con un magistrale calcio di punizione.